quello SLR. Ma non è fine questo tipo. Ci sono i compagni della Valorosa del Corte, compagni della Consulta Giovanile di Quarto, e ci sono anche candidati dalle liste regionali dell'Italia dei Valori. E in particolare Lucia De Cicco, a cui adesso passo la parola e che ringraziamo per essere venuta qui in prima persona a esprimere solidarietà e a prendere posizione chiara, pubblica, contro la compravendita dei voti. Noi sosteniamo il partito d'Alisio e tutti i CAS per quanto riguarda questa manifestazione. Siamo con loro, l'Italia dei Valori è presente sul territorio per la ventata di legalità che vogliamo dare a questa nuova regione. Siamo costretti purtroppo a fare tutto da soli perché l'informazione è imbavagliata. Noi abbiamo il bavaglio, non possiamo più parlare. C'è una minaccia alla nostra democrazia. Siamo in dittatura, è bene che si sappia. È quello che la popolazione denuncia non viene mai ascoltata. Quindi testiamoci, svegliamoci. Vogliamo la legalità in tutti i modi. Siate con noi, popolo, svegliatevi. Abbiamo bisogno di legalità. Partecipate a quelle che sono le istanze popolari. Noi combattiamo per tutti, indipendentemente da quello che è un vestito partitico. Grazie Lucia. Oggi nel nostro paese siamo di fronte ad una situazione di crisi profonda, una crisi politica, una crisi economica, una crisi ambientale che non ha precedenti nella storia. È la crisi che è entrata nella sua fase acuta e terminale e che i politicanti e il Vaticano, Confindustria, gli USA, che da sempre lavorano da padroni nel nostro paese, vorrebbero risolvere la questione attraverso un progetto emersivo che porta avanti la banda di criminali che si è raccolta intorno a Silvio Berlusconi. I colpi di mano che stanno avvenendo in queste ultime settimane ne sono la dimostrazione. Le leggi non vengono più rispettate apertamente e arrogantemente, perché si dichiara con prepotenza che la propria azione deve prevalere, che i propri tornacomodi devono prevalere su quello che è il diritto per tutti quanti i cittadini. Il progetto che una parte della borghesia italiana sta portando avanti è quello di costituire un governo di emergenza eversivo. Vogliono buttare in aria il teatrino della politica per imporci le restrizioni, i tagli alla sanità, i licenziamenti, le casse integrazioni e tutti quanti ti vogliono eliminare tutti quanti i diritti che avevamo conquistato con la resistenza partigiana. Perché altrimenti non possono affrontare questa crisi continuando ad arricchirsi? Vogliono continuare ad arricchirsi nonostante la crisi di questo sistema che è arrivato al collasso. E dall'altro lato però ci siamo noi, ci sono i compagni dell'Italia dei Valori,